costruire una buona difesa di squadra non si può prescindere innanzitutto dalle capacità individuali difensive e quindi cercare di dare ai giocatori delle buone basi dell'uno contro uno, del posizionamento, dell'uso dei piedi in difesa, dell'uso delle braccia, la capacità di stare bassi in difesa, in modo poi di poter arrivare a quelli che sono i concetti dell'organizzazione e della difesa di squadra. E quindi è importante innanzitutto dare dei messaggi sempre molto chiari, che quindi non ci siano fraintendimenti e che il giocatore non debba cominciare a pensare troppo, devo fare questo piuttosto quell'altro. Però credo che una delle prime cose da fare è fissare bene che cosa si intende per lato debole e per lato forte. Se si vuole che gli aiuti arrivano dal lato forte e dal lato debole, e questo può sembrare un'incongruenza, perché generalmente i concetti generali dicono che gli aiuti devono arrivare, mettere grande pressione sulla palla sul lato forte, e gli aiuti devono arrivare dal lato debole. Però molte volte ci troviamo in una situazione dove, ad esempio, abbiamo due giocatori su un lato e un giocatore sul lato opposto, soprattutto quando c'è una situazione di palla al centro, e quindi bisogna comunque decidere quale deve essere il lato che deve aiutare. Una delle cose che cerco di fare è dare un'indicazione ben precisa: mai aiutare dal lato dove c'è un avversario e quindi un solo difensore, aiutare sempre dal lato dove ci sono due difensori e due compagni. Quindi paradossalmente in alcune situazioni ci potremmo anche trovare a aiutare sul lato forte e quindi sul lato della palla. Però questa è una cosa che serve moltissimo ai giocatori, perché hanno chiarezza e quindi non devono pensare lato forte e lato debole, ma devono semplicemente pensare e decidere, e devono sapere che dove ci sono due difensori uno dei due deve essere in aiuto, e poi dopo il secondo deve ballare tra i due avversari e quindi lavorare su un movimento difensivo che si chiama X-Move, dove chiaramente il giocatore che è più esterno va a prendere la palla dovunque va, e il giocatore che era andato in aiuto poi dopo va. Per rendere un'idea, una situazione di questo tipo qua: nel momento in cui noi abbiamo due difensori, indipendentemente da dove è la palla, sarà sempre questo giocatore che sarà in una posizione di aiuto. Sempre questo giocatore sarà in una posizione di aiuto, e il secondo giocherà praticamente in una situazione tra due avversari. Se la palla va nell'angolo, sarà lui che va nell'angolo, e poi dopo chiaramente bisognerà organizzare le rotazioni o comunque un recupero. Se la palla circola regolarmente ad un passaggio, riprende il suo uomo, e l'uomo che è andato in aiuto poi dopo andrà nell'angolo. E quindi bisogna essere chiari, fissare bene queste cose, fissare le rotazioni, e soprattutto un'altra delle cose che bisogna decidere è dove si vuole indirizzare la palla, perché chiaramente l'organizzazione deve essere legata a un'idea unica, un concetto unico, e sicuramente i compagni sono aiutati molto nel momento in cui sanno che la palla verrà indirizzata piuttosto che sulla linea di fondo, eventualmente al centro. Le scelte, a mio avviso, vanno bene tutte nel momento in cui ci sia una logica, nel momento in cui la squadra sia pronta ad adeguarsi di concerto. È chiaro che penetrazione verso il centro nessuno la vuole fare, no? Concetto generale è quello che la penetrazione è tutta al più e la palla va spinta verso. Paradossalmente, se un allenatore volesse, per idee sue, per concetti, spingere la palla verso il centro, come capitava una volta, l'importante è che la squadra sia abituata e abbia un meccanismo tale che lo porta poi dopo ad adeguarsi. Però è chiaro che, ad esempio, per quanto mi riguarda, anch'io cerco sempre di lavorare con le mie squadre che la palla venga spinta, tenuta su un lato, spinta verso la linea di fondo, e se devo prendere una penetrazione la devo prendere verso la linea di fondo, dove è più facile organizzare gli aiuti.